Allora, queste sono le poste di Luzzara, dove 2 anni fa è stato assalito Moretti, dove è riuscito però a scampare la morte. Questa invece è la casa dove viveva insieme alla sorella. Qua c'è il portone d'ingresso e questo è il campanello. Adesso proviamo a suonare e vedere se si apre qualcuno. Non risponde nessuno. Si vede che anche la sorella o è dai carabinieri oppure è comunque fuori casa. Qui in via Lorenzini, questa è la casa, non risponde nessuno. Abbiamo provato anche a chiedere ai vicini, ma dicono tutti che, che era una persona molto riservata, che lavorava, non c'era quasi mai a casa e basta, questa è la via. Partiamo dal nastro dei carabinieri, che è stato posto qui tra le piantagioni di Gran Turco, da dove presumibilmente l'assassino è uscito per tendere l'agguato alla vittima, a Moretti. Ma basta fare qualche passo indietro, avvicinarci allo sterrato, alla ghiaia, per vedere Le prime macchie di sangue. le prime macchie di sangue, che sono quelle che la vittima presumibilmente ha lasciato per terra dopo aver ricevuto il primo colpo, quando era ancora all'interno della sua Matiz, per difendersi dall'aggressore o semplicemente per scappare. Seguendo la scia delle macchie si intuisce il percorso che può aver fatto Moretti. Quanto alla macchina, si può presumibilmente pensare che fosse piazzata qui, esattamente qui, all'interno di questo spiazzo, perché quando è stato ritrovato il Moretti, la macchina era ancora parcheggiata con la portiera di sinistra aperta, la sua Chevrolet Matiz, e il corpo era steso tra il campo di grano turco e la macchina stessa.